contro le mozioni del Nuovo Centrodestra, di Forza Italia e della Lega, dove c'è una rimozione totale degli atti di bullismo di ordine sessuale. Le categorie diverse, così vengono definite nelle mozioni, vengono totalmente ignorate negli impegni da rivolgere al governo. Si citano le morti di tanti ragazzi e consapevolmente non si citano i casi clamorosi di bullismo omofobo che il nostro paese ha conosciuto, come Simone, definito il ragazzo dei pantaloni rosa, vittima del bullismo che si tolse la vita per l'attacco alla sua presunta omosessualità. Voteremo a favore delle altre con qualche astensione, perché anche se pure in altre avviene questa rimozione, almeno negli impegni si dà un ruolo alla scuola, alla formazione, allo sport. Un modo utile per affrontare il tema, piuttosto che una presunta repressione che non si capisce neanche come si dovrebbe attuare nei confronti di ragazze e di ragazzi. La collega De Girolamo, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, troppi sono i casi di cronaca che abbiamo letto negli ultimi periodi. A Torino un quindicenne, in Brianza una banda di ragazzini, in un paesino del Salento un dodicenne, fino ad arrivare al caso di Pordenone della ragazzina che si è gettata dal balcone lasciando una lettera con su scritto «Adesso sarete contenti». Le aggressioni negli ultimi tempi certificano un'espressione di scarsa o nulla tolleranza nei confronti del diverso, a prescindere dal significato che si voglia dare a questa parola. La vittima è vista come diversa e i motivi che la rendono tale possono essere per etnia, per religione, caratteri fisici e psichici, genere, orientamento sessuale ed altro. Ci troviamo di fronte ad una scelta: impegnarci seriamente oppure voltarci dall'altra parte e far sì che una delle più grandi piaghe sociali del nuovo millennio rovini la vita di milioni di giovani. Il bullismo, nelle sue varie forme, è un pericolo per la nostra società, è un pericolo per la crescita umana ed esistenziale dei nostri giovani. Qui non è in discussione la bandiera di un partito, ma una bandiera di ben altro livello, quello della civiltà universale, del rispetto dei valori, insomma della tutela di quegli ideali ai quali siamo tutti fedeli. Ed è con questo spirito che mi rivolgo a questa Assemblea, invitandola a prestare attenzione ad alcuni dati che al di là della loro freddezza nascondono storie, drammi, lacrime e purtroppo in alcuni casi anche sangue. I dati sono stati elencati anche dalle colleghe che mi hanno preceduto e purtroppo tutti evidenziano come nella metà delle scuole italiane prese in esame sono avvenuti atti di bullismo attraverso la rete, nonché tentativi di adescamento da parte degli adulti, vessazioni, minacce, invio di foto o video a contenuto sessuale. Nello specifico, fra le varie tipologie di bullismo, quello più diffuso al momento è il cyberbullismo. Quest'ultimo, a differenza di quello tradizionale, consente di aggredire una persona in maniera indiretta, senza alcun contatto fisico, offendendo la vittima attraverso il cosiddetto mondo virtuale. Offese che però hanno lo stesso effetto, forse anche peggiore, di un'aggressione fisica. Una ricerca del 2014 dell'Ipsos ci dice che quasi il 70% dei giovani percepisce il cyberbullismo come la principale minaccia in rete e che il 35% ne ha avuto un'esperienza sia diretta che indiretta. In ambito europeo lo chiamano hate speech ed è estremamente diffuso nella rete e troppo spesso causa condizioni di grave disagio e malessere per tutte le persone che ne sono vittime. Negli Stati Uniti il bullismo viene definito come una grave epidemia silenziosa che Internet ha saputo rendere ancora più nascosta. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, sul bullismo, tra i ragazzi che usano cellulare e internet, il 5,9% ha denunciato di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite SMS, mail, chat e social network. Vittime più di tutti sono le donne, il 7,1% rispetto al 4,6% dei ragazzi, e tutte fra i 14 e i 17 anni. Più di 9 adolescenti su 10 usano il telefono cellulare, la metà ha un personal computer, 7 su 10 utilizzano internet. 2 ragazzi su 3 poi ritengono che il cyberbullismo sia un fenomeno in crescita. Dati che non tengono conto di chi in realtà non denuncia.
Tutto questo rende evidente l'inadeguatezza degli attuali strumenti di monitoraggio e di contrasto contro un fenomeno ormai devastante che sta producendo danni sempre più irreversibili nei confronti di giovani vittime. Per questo si rendono sempre più necessari e con estrema urgenza degli interventi educativi e formativi che possano arginare il fenomeno. Proprio per questo il Parlamento in primis ha l'obbligo istituzionale di garantire un'adeguata diffusione della media education. È indispensabile per la salvaguardia del nostro modello sociale sviluppare delle adeguate competenze che inculchino nella testa dei giovani le principali regole che consentono di convivere senza violenza e prevaricazione. Per fare ciò occorre partire dal nostro sistema scolastico che, grazie ad un intervento del legislatore, può garantire un appropriato apprendimento di comportamenti responsabili e di rispetto verso gli altri. È necessario un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del corpo docente. A tal proposito sarebbe utile, come già riportato fra gli impegni della mozione di Forza Italia, introdurre nel Sistema Nazionale Educativo di Istruzione delle attività didattiche volte alla prevenzione e alla conoscenza del fenomeno del bullismo. È indispensabile, a nostro avviso, promuovere continue attività di aggiornamento e formazione anche per il corpo docente, il tutto coadiuvato dall'attivazione presso le scuole di una serie di punti di ascolto volti ad intercettare ed offrire assistenza personale a tutti quegli studenti vittime di bullismo. E non abbiamo introdotto in questa mozione la videosorveglianza perché abbiamo una proposta apposita su questa che riguarda soprattutto le vittime silenziose, quindi la scuola dell'infanzia e dell'adolescenza, che speriamo interessi questo Parlamento e porti consenso ampio da parte di tutti i gruppi. Prevenzione e consulenza e tutela devono essere alla base di questo sistema, un modello che, se ben coordinato dalle istituzioni proposte, può senza dubbio scardinare questo dilagare di discriminazione e violenza. Troppo spesso questi gravi episodi restano nascosti anche ai genitori delle povere vittime. In età adolescenziale è più difficile raccontare il disagio. I ragazzi preferiscono rimanere in un rumoroso silenzio che oltraggia le loro libertà e il loro futuro. L'adolescenza è un arco di tempo troppo importante per la vita di un giovane che definisce i tratti caratteriali e personali ed è profondamente ingiusto che in uno Stato di diritto come il nostro non si prevedano forme di tutela adeguate per i ragazzi che subiscono queste forme di bullismo. Per questo, in qualità di parlamentari, dobbiamo armarci di una buona dose di responsabilità e coscienza. Dobbiamo prendere esempio e promuovere le iniziative contro l'hate speech proposte dalle campagne del Consiglio d'Europa e dell'Alleanza parlamentare contro l'intolleranza e il razzismo del Consiglio d'Europa. Potenzialmente abbiamo tutti gli strumenti necessari per aggirare questa deriva violenta e irrazionale che colpisce i nostri ragazzi. Vi chiedo pertanto di condividere questo appello affinché in ogni scuola, in ogni casa, in ogni comunità si possa promuovere la cultura del rispetto contro la cultura del più forte. Il tempo è già scaduto ed è per questo che ci auguriamo che questo Parlamento legiferi in fretta sul cyberbullismo e su un fenomeno che è diventato una vera e propria piaga sociale. Grazie. Grazie collega De Girolamo. Adesso il collega Massimo Enrico Baroni, prego. Con calma, non si preoccupi. Grazie Presidente. Sono stato preso un po' alla sprovvista. In particolare tutta l'Aula, tutta la Camera dei Deputati è stata presa alla sprovvista in quanto abbiamo incardinato in Commissione Affari Sociali e in Commissione Giustizia una proposta di legge che ha già un testo unificato e su cui abbiamo già fatto cadere, diciamo,